Anche senza lo scontrino, l'accertamento effettuato tramite telelaser risulta legittimo. Sono valide quindi le multe per superamento dei limiti di velocità rilevato da tale strumento, anche nella ipotesi in cui all'automobilista non venga consegnato lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Il telelaser non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione verso un certo veicolo, bensì consente l'accertamento della velocità in un determinato e preciso momento. Resta, peraltro, affidata alla attestazione degli agenti accertatori la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato lo stesso organo. Da ciò ne consegue l'efficacia probatoria, fino a corredo di falso, per tale attestazione, cui è suscettibile di prova contraria solamente in presenza di un difetto di omologazione oppure di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. In pratica l'automobilista deve querelare l'agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione.